Sindaco, è stata revocata ieri l'ordinanza che dal 20 gennaio vietava assolutamente l'uso dell'acqua potabile. Come mai? Ma noi il 20 gennaio alle 14:30, 14:45 più o meno in quello spazio orario ci è arrivata una comunicazione dall'ASUR, dall'ARPAM, scusi, in cui ci dicevano che avevano trovato positivo il prelievo sul serbatoio Sainale Vecchio, quindi di enterococchi. A quel punto io ho messo subito l'ordinanza per bloccare l'utilizzo in quelle zone dove questo serbatoio eroga l'utilizzo potabile dell'acqua per usi, per bere, per quindi alimentare. E abbiamo subito richiesto, avvertito, sia che nello stesso tempo era stata anche avvertita dall'ARPA, ma abbiamo avvertito la Muti Servizi, che poi sono loro che gestiscono il servizio acqueo tutta quanto l'asta fluviale nostra, e abbiamo chiamato anche l'ASL per rivedere un attimo tutto il discorso del campionamento e quant'altro. E la Muti Servizi ha rifatto subito i prelievi e l'ha messa in analisi, perché va messa in provetta, ci vogliono 24 ore. Noi quindi abbiamo emesso subito l'ordinanza e abbiamo fatto tutte quante le comunicazioni anche con gli altoparlanti, abbiamo messo sul sito del comune e abbiamo dato massima diffusione a questo, e abbiamo concordato con molti servizi di bloccare, quindi di mandare, far volantinaggio a tutte le case, perché molta gente anziana potevano leggere appunto magari sul sito oppure sentire la fonica. Ora invece com'è la situazione? No, ma la situazione poi si è calmata e si è tranquillizzata subito, perché già il giorno successivo, e a 24 ore, quindi il pomeriggio del giorno successivo, il 21, l'ARPA già ci diceva, la Multiservizi, che dai laboratori loro già non risultava più nulla. Ma quello che faceva fede per me era l'ARPAM, i cui prelievi sono stati fatti il 21 e il 22, appunto, verso primo pomeriggio, mezzogiorno, l'una, ci hanno dato il risultato che pure per loro era negativo, e quindi abbiamo ritirato l'ordinanza. Ora la cittadinanza è preoccupata perché è curiosa di sapere appunto i risultati delle analisi. No, no, ma il risultato dell'analisi è negativo, zero, quindi enterococchi, quindi pertanto l'acqua l'abbiamo subito comunicato ieri alle 2, 2:30. Quindi abbiamo fatto ripassare la fonica, abbiamo messo sui siti, abbiamo avvertito tutti, a parte che si è diffusa subito anche su Facebook dappertutto la notizia che l'acqua era di nuovo potabile, e pertanto resta soltanto sapere il perché è successo in questo frangente questo tipo di problema, questi enterococchi. Noi stiamo facendo tutti gli accertamenti del caso, abbiamo chiesto, ma adesso vedremo.